La Puglia è un giacimento gastronomico ricchissimo. Con la prossima rubrica vi portiamo a fare un viaggio nella cucina di territorio del Tacco d'Italia. Racconti, consigli e assaggi per farvi conoscere meglio culture e tradizioni del panorama culinario pugliese che oramai da qualche anno propone piatti realizzati con cura e attenzione per le materie prime e con uno sguardo attento a sapori e accostamenti. Partiamo da Bari con Eleonora Moscara che ci condurrà alla scoperta di una gustosa pietanza. Oggi siamo a Bari e prepareremo qui un piatto che parla decisamente pugliese. Lo faremo insieme a Beppe Schino, che è qui alla mia sinistra, Buongiorno. architetto, divenuto però ristoratore, che ha fatto e che fa ancora oggi della ricerca dell'equilibrio dei sapori la sua vocazione. Allora, che piatto prepareremo oggi? Allora, oggi prepareremo dei cavatelli freschi. Sono fatti rigorosamente con due ingredienti, che sono una semola rimacinata di grano duro e acqua, non c'è altro. Con una crema di cicerchie, Invece la cicerchia, la abbiamo appunto cicerchia, le due, prima e ovviamente, dopo. il prima e il dopo. Questo, Esatto. dicevamo, è invece un prodotto È un di... legume antico, è un legume quasi dimenticato, caduto nell'oblio, che da qualche anno a questa parte invece è stato riscoperto, devo dire, con grande soddisfazione di chi lo assaggia, dei funghi cardoncelli, e questi provengono, diciamo, dall'areale di Ruvo di Puglia, grosso Ah, modo, quindi ok. siamo in pieno Parco Nazionale dell'Alta Murgia. L'altro ingrediente è il capocollo di Martina Fanca, presidio Slow Food. Nel caso specifico noi usiamo un capocollo di Martina Fanca, per la realizzazione del quale non vengono usati né nitriti né nitrati. Ma la stagionatura dura 7 mesi, che è il periodo necessario perché il capocollo assuma la consistenza e la stagionatura necessaria per esprimere al meglio la sua potenzialità. Ovviamente non può mancare dell'olio extravergine di oliva, nella fattispecie dati i sapori abbastanza Certo. forti. Rosmarino e aglio poi completeranno la ricetta. E allora direi che è arrivato il momento di vedere, di imparare e soprattutto di assaggiare questo piatto che sembra, insomma, oltre che salutare, anche molto buono. Certo, Andiamo. andiamo, Mirko ci aspetta. Incominciamo la preparazione affettando 4 fettine di capocollo, abbastanza sottili. Mettiamo in padella dell'olio extravergine di oliva con uno spicchietto d'aglio. Facciamo andare insieme il capocollo con l'olio e con l'aglio finché, diciamo, risulterà abbastanza croccante. E nel frattempo avremo tagliato i funghi cardoncelli a pezzi abbastanza grossolani e li faremo rosolare in questo condimento in modo tale che il fungo cardoncello prenda il profumo del capocollo, aggiungendo anche un rametto di rosmarino fresco. Quando il fungo cardoncello è cotto, non tanto, pochi minuti perché deve mantenere una certa, diciamo, callosità. Togliamo il fungo cardoncello e mettiamo sempre nella stessa padella e nello stesso condimento la purea delle cicerchie, facendola cuocere per circa 3 quarti d'ora. Si fa rosolare per qualche minuto in modo tale che le cicerchie frullate a purè si insaporiscano con il gusto del capocollo e dei cardoncelli. A questo punto noi avremo calato la pasta, la nostra pasta, i nostri cavatelli, che hanno, essendo pasta fresca, una cottura molto breve, diciamo circa 5-6 minuti. Quando salgono a galla, quindi dopo 5-6 minuti, li scoliamo ben bene e li mettiamo nella padella nel quale c'è il nostro purè di cicerchie. Eventualmente correggiamo la cremosità del piatto con un po' di acqua di cottura. Impiattiamo e aggiungiamo i nostri cardoncelli e il capocollo, avendo cura di sbriciolarlo
capocollo come diciamo se fosse un cracker di capocollo. Poi il piatto viene finito con un filo di olio extravergine di oliva a crudo. Ecco lo chef che ci porta il piatto ormai pronto, cavatelli con purea di cicerche, funghi cardoncelli e capocollo di Martina Franca croccante. Non vi resta che provare a prepararlo per apprezzare al meglio tutti i gusti, tutti i sapori di questa meravigliosa terra che è la Puglia. Grazie a voi per averci ospitato, grazie a Beppe Schino e allo chef Mirko Claudio. Grazie a voi per averci seguito e alla prossima.